Operazione antidroga, 9 arresti per sequestro di persona e importazione di cocaina dall'Ecuador. Forza Italia si rinnova e cambia il vertice in provincia, il commento del coordinatore regionale Stella. Record di presenze per Lunigiana in salute, successo per lo screening sulle malattie del fegato. Open Day Papillomavirus, 1200 vaccini nelle due giornate promosse dalla Regione. Lungo la Toscana e il suo arcipelago con Massimo Canino alla scoperta dei porti e di storie da raccontare. A tutti buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione. Questi che avete sentito sono i titoli delle principali notizie. Sequestro di persona e importazione di 100 kg di cocaina. Sono 9 gli arrestati. L'operazione antidroga della Guardia di Finanza è stata condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Terrorismo. La cronaca è di Rossella Barattini. 9 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. In manette sono finiti 5 albanesi, 3 domenicani e un ecuadoriano. Intanto alcune perquisizioni sono ancora in corso a La Spezia, Massa, Carrara e Pisa. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti per l'importazione di 100 kg di cocaina dall'Ecuador, sequestro di persona e detenzione di droga. Alle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Federico Manotti, ha partecipato anche un finanziere sotto copertura infiltrato nell'organizzazione. In particolare, le indagini hanno permesso di monitorare a partire da novembre il tentativo dell'organizzazione criminale di importare un carico di 100 kg di cocaina da un porto ecuadoriano al porto di Genova tramite container. Il carico però nel corso della navigazione è stato fatto sparire da qualcuno dell'equipaggio. Una volta arrivata a Genova, la nave senza la droga è stato messo in piedi un sequestro di persona di un italiano allo scopo di estorcergli informazioni utili per rintracciare il presunto responsabile del mancato arrivo della cocaina. In attesa. La polizia aveva arrestato in flagranza i 2 sequestratori ed una terza persona che armata stava raggiungendo gli altri 2 a Genova. Lo sviluppo delle indagini ha permesso di monitorare la fuga in Albania dei capi del gruppo criminale che hanno proseguito all'estero l'organizzazione di traffici di sostanze stupefacenti in Italia, come riscontrato nel corso di un altro intervento operato dalla Guardia di Finanza della Spezia nel mese di gennaio, che ha consentito di sequestrare ad Arcola 1 chilo di cocaina e di arrestare il corriere utilizzato per il trasporto. Tragedia sfiorata sulla A15 La Spezia-Parma. Un'auto è entrata in contromano e ha percorso l'autostrada per oltre 1 chilometro, scontrandosi per fortuna soltanto lateralmente contro un'auto con a bordo una famiglia di 3 persone. Solo il fatto che l'impatto sia stato laterale e non frontale ha evitato che l'incidente si trasformasse in una strage. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Aulla e Santo Stefano Magra, al confine tra Liguria e Toscana, in direzione La Spezia, ma in senso opposto a quello di marcia. I 4 occupanti visitati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di La Spezia non hanno fortunatamente riportato ferite gravi. I vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata in pochi minuti, mentre la polizia stradale ha svolto i rilievi del caso per determinare soprattutto lo stato psicofisico del guidatore che ha compiuto questa pericolosissima manovra. A Carrara è stato arrestato uno spacciatore colto in flagranza di reato dalla polizia. Nascondeva la droga tra gli alberi. Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Carrara per prevenire e reprimere le attività riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di sostanze stupefacenti e a situazioni di degrado. Recependo le svariate segnalazioni della cittadinanza carrarina, gli operatori della Polizia di Stato si sono prontamente attivati predisponendo mirati servizi di osservazione. Nel pomeriggio di giovedì scorso a Marina di Carrara, il personale del commissariato di Carrara ha notato un soggetto di nazionalità marocchina seduto con fare sospetto su di una panchina all'interno di una pineta. Poco dopo il soggetto si è alzato per andare a raccogliere diversi involucri al di sotto di un arbusto. Senza mai perdere di vista l'uomo, gli operatori hanno notato che lo stesso si è avvicinato ad un'auto e dopo aver scambiato qualche parola con il guidatore è salito all'interno dell'abitacolo per effettuare lo scambio. L'uomo,
Poi sceso dalla macchina, si è recato nuovamente all'interno della pineta. A quel punto, prontamente, gli investigatori del commissariato hanno raggiunto il cittadino marocchino ed hanno proceduto ad un controllo dell'area circostante, rinvenendo svariate dosi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina nascoste tra gli arbusti. Gli operatori dunque, sequestrata la sostanza e i soldi, chiaro provento dell'attività illecita, hanno proceduto al suo arresto poiché colto in flagranza di attività di spaccio. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria davanti alla quale l'uomo ha avuto la possibilità di articolare le proprie difese. La pagina politica, dopo la nomina della giunta Persiani a Massa e in attesa della prima seduta del neo consiglio comunale, nei giorni scorsi vi abbiamo riferito della richiesta di Forza Italia di un incontro urgente con il primo cittadino dopo le nomine degli assessori, secondo cui il Partito Azzurro avrebbe espresso lo scontento per la nomina di un solo assessore. E proprio a margine della presentazione della giunta, il coordinatore regionale Marco Stella ha nominato il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia, destituendo il commissario Emanuele Ricciardi. Ascoltiamo la motivazione nell'intervista di Cinzia Chiappini. Perché e qual è il futuro appunto di Forza Italia Massa? No, ci tengo a dire che il Presidente non ci ha insegnato a allontanare nessuno o mandar via nessuno. E soprattutto io non sono uno che ha quel carattere lì. È chiaro che con l'arrivo di un coordinatore regionale nuovo, il coordinatore regionale nuovo fa delle valutazioni, prende atto della situazione che c'è nei luoghi e costruisce una squadra a propria immagine e somiglianza, perché ci aspetta un anno complicato, perché un anno ci porterà alle elezioni europee. In Toscana noi andremo al voto in 184 comuni, più di 50 comuni sopra i 15.000 abitanti, e quindi a Massa abbiamo semplicemente fatto un cambio che sta nelle corde delle cose, facendo una valutazione anche sugli anni che sono passati. Io non posso non tenere in considerazione che a Carrara non abbiamo nemmeno un consigliere comunale, che la situazione di Massa è stata una situazione molto difficile, non so cosa riusciremo a portare in consiglio comunale. E quindi il cambio lo ritengo un cambio fisiologico per un salto di qualità, perché comunque ci aspettano delle sfide impegnative anche nella provincia di Massa. Noi andremo al voto, mi sembra, su oltre 6 comuni, ci saranno le elezioni provinciali, quindi è un avvicendamento normalissimo rispetto alle dinamiche all'interno dei partiti. Anzi, noi abbiamo ringraziato il commissario Ricciardi per il lavoro che aveva svolto, abbiamo fatto un grandissimo in bocca al lupo al nuovo commissario di Massa e di Carrara. Per noi, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, sono sempre tutti benvenuti. Noi dobbiamo allargare, costruire una squadra, cercare di tenere dentro tutti, quindi insomma i partiti sono fatti così, nel senso che si costruiscono le squadre per darci degli obiettivi. L'obiettivo che noi abbiamo in mente sono le elezioni europee, lo ripeto, e i comuni che andranno al voto in Toscana. Quindi. A seguito di una ispezione avvenuta al monoblocco di Carrara da parte dei vigili del fuoco, l'amministrazione di Carrara si è confrontata con la direttrice generale della ASL Toscana Nord-Ovest, la dottoressa Maria Letizia Casani, al fine di comprendere più nel dettaglio i tipi di interventi da affrontare. Dalle indicazioni annotate sul verbale redatto dal corpo dei vigili del fuoco, come specificato dalla sindaca Serena Righi, sarebbe emersa la necessità di effettuare economicamente alcuni interventi. Assieme alla vice sindaca e all'assessore alla sanità Roberta Crudeli, la Righi si sarebbe attivata con la regione per ottenere il massimo supporto per poter procedere al più presto con l'avvio dei cantieri previsti. Tra le azioni in programma vi è la costruzione della palazzina attigua al monoblocco, finalizzata a ospitare i servizi sanitari e procedere così nel contempo agli interventi del monoblocco stesso. Salute e sanità. È stato presentato ufficialmente oggi, 14 giugno, in occasione della giornata mondiale della donazione di sangue, l'intervento di ampliamento del centro trasfusionale di Pontremoli, con acquisizione di maggiori spazi per il servizio e con l'aumento della capacità di donazione grazie a 6 poltrone anziché 4. Il costo complessivo delle opere è stato di poco superiore ai 73.000 euro. Insieme agli amministratori dei comuni interessati hanno partecipato alla presentazione
come tra gli altri la direttrice del centro trasfusionale di Massa Carrara Paola Pianadei, il responsabile della medicina degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano Lino Mori, la referente di prossimità per la professione infermieristica e per gli OS della Lungiana Tiziana Nannelli. Presenti per le associazioni del territorio il presidente dei Fratres provinciali Alberto Albericci e i rappresentanti dei gruppi Fratres locali della Lunigiana. La cardiologia rafforza l'offerta ai cittadini della Lunigiana grazie all'apertura di un ambulatorio dedicato alla prevenzione e cura delle patologie cardiache, grazie alla collaborazione tra la Società della Salute e il Dipartimento Medico diretto da Roberto Andreini. Partirà infatti il 28 giugno prossimo a Fivizzano un'attività strutturata che consente di offrire servizi adeguati alle esigenze della popolazione con l'obiettivo di individuare precocemente patologie cardiache e soprattutto ridurre l'evoluzione delle complicanze croniche. Al distretto di Fosdinovo Borgo, in via Roma, sarà possibile effettuare oltre alla visita anche l'elettrocardiogramma, l'eco color Doppler, grazie al nuovo ecografo. L'apertura del servizio permetterà di ridurre le liste d'attesa in ambito cardiologico e contribuirà a migliorare la presa in carico dei pazienti che vivono in zone decentrate. Lunigiana in salute. Affluenza da record, c'è stato un grande successo per lo screening di Terra Rossa sulle malattie del fegato. Il servizio. Con lo screening Lunigiana in Salute, effettuato nel castello di Terra Rossa e Lunigiana dall'Associazione Lunigiana Solidale, presieduta dal dottor Ezio Peri, presente con un gruppo di volontari, si chiude per la Lunigiana la lunga catena di screening della salute del fegato, come specchio della salute generale ideati dal professor dottor Ferruccio Bonino, studioso di fama internazionale. Quest'oggi a Terra Rossa siamo riusciti in questa grossa attività di prevenzione sulle malattie del fegato, che ha coinvolto parecchie persone, una sessantina, nella giornata in cui abbiamo avuto il professor Bonino e la sua equip presso di noi e che ha realizzato questa attività utile e importante per il bene e la salute dei nostri concittadini. C'è un'affluenza importante, la gente pare che vadano via, sono contenti e questa non so sarà una delle prime che successivamente se ne faranno altre. Io ringrazio queste equipe, questi ragazzi, questi medici che si impegnano in questa prevenzione. La giornata molto partecipata ha avuto anche la presenza ed il plauso della Regione Toscana tramite il consigliere Giacomo Bugliani, presidente della prima commissione regionale. Una giornata importante quella che si è svolta oggi a Terra Rossa in Lunigiana, una giornata all'insegna della prevenzione che dimostra ancora una volta quanto sia importante preservare la tutela della salute non soltanto attraverso la cura ma soprattutto attraverso la prevenzione. Il più bel regalo che ogni cittadino fa all'amministrazione della salute nei nostri territori è proprio quello di saper curare, oltre che gli interventi successivi all'insorgere delle malattie, la loro prevenzione. Giornate come queste servono quindi non soltanto ad essere l'occasione utile perché possano svolgersi tutta una serie di accertamenti all'interno della nostra comunità, ma sono giornate soprattutto che contribuiscono in maniera importante alla sensibilizzazione delle persone, che capiscono anche da giornate come queste quanto sia importante non soltanto per se stessi ma anche per gli altri prevenire l'insorgere di malattie. Quando si capisce l'importanza della prevenzione si capisce che si può garantire la salute di tutti e la salute di tutti si garantisce non inflazionando le nostre strutture ma conducendo uno stile di vita per quanto più possibile sano. Grazie quindi a tutti coloro che oggi come in tutto l'anno sostengono iniziative come queste perché sono veramente quelle iniziative che possono contribuire in maniera importante al progresso della tutela della salute nei nostri territori. Oltre 1200 vaccini inoculati durante i due giorni di Open Day del 9 e 10 giugno, promossi dalla Regione Toscana per combattere il papillomavirus. Ce ne parla Andrea Nicolini.
Sono oltre 1200 le ragazze e ragazzi che si sono recati dai pediatri e nei 23 punti vaccinali delle aziende sanitarie della Toscana per vaccinarsi contro il papilloma virus in occasione dei 2 giorni di Open Day promossi dalla Regione Toscana, il 9 e il 10 giugno. L'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini ha dichiarato che questi numeri spronano la Toscana, con i suoi pediatri e professionisti delle aziende, ad andare avanti. I vaccinati in Toscana sono infatti maggiori di quelli di molte altre regioni e della media italiana. L'assessore ha voluto ricordare che vaccinarsi è importante, in primo luogo, per la salute dei singoli cittadini e per la salute pubblica, e poi perché investire sulla prevenzione significa anche dare un contributo alla sostenibilità dei sistemi sanitari. Bezzini ha inoltre dichiarato che, anche se la vaccinazione contro il papilloma virus tocca in Toscana già percentuali importanti, la sua volontà è quella di migliorare ancora attraverso la promozione della cultura della prevenzione, a partire dalle istituzioni, dai pediatri e i medici di base, dai professionisti delle aziende sanitarie ai quali l'assessore ha dedicato un ringraziamento speciale. Il vaccino contro il papilloma virus è gratuito ed è un'arma di prevenzione contro alcuni tumori, come spiegano gli esperti. Ci si vaccina dagli 11 anni in su. Dopo la prima iniezione è previsto un richiamo a 6 mesi di distanza. In particolare si possono vaccinare gratuitamente i ragazzi nati dal 2006 in poi, fino al compimento del 18° compleanno, e le ragazze nate dal 1993 fino a 26 anni da compiere. Oltre si può richiedere comunque di vaccinarsi, ma si deve compartecipare al costo. Gli Open Day di giugno sono conclusi, ma chi vuole vaccinare i propri figli o vuole vaccinarsi può farlo contattando il pediatra, il medico di base o i centri vaccinali delle ASL indicati sul sito ufficiale della Regione Toscana. La Società della Salute della Lunigiana ha promosso 2 giornate per far conoscere i servizi dei consultori dedicati alle donne con l'obiettivo di aumentare la conoscenza di questo servizio. 2 giornate per far conoscere i servizi consultoriali dedicati alle donne con accesso diretto al poliambulatorio di Aulla. La seconda giornata, informativa e di sensibilizzazione, è prevista per il 6 luglio, al solito orario, e verrà dedicata all'età peri e postmenopausale. La Società della Salute della Lunigiana ha da anni attivo un servizio consultorio di ascolto e aiuto per le donne, giovani, famiglie e immigrati, che si occupa della tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita, della salute dell'adolescente, delle relazioni di coppia e familiari. Da evidenziare che la popolazione femminile della Lunigiana è di oltre 20.000 abitanti, con una significativa presenza di donne dai 14 ai 49 anni. Ma gli accessi al consultorio nell'anno 2022, rispetto agli anni precedenti, risultano in diminuzione. La percentuale di donne residenti con almeno un accesso nel postpartum è del 123,38%, mentre si sono registrati un tasso di accesso al consultorio giovani del 39,69% e un tasso di accesso al consultorio giovani in età contraccezione del 22,68%. L'obiettivo di queste iniziative è dunque quello di aumentare la conoscenza e quindi la fiducia in questo importante servizio. È stata tra l'altro richiesta dalla Società della Salute alla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia la donazione di 2 ecografi portatili di ultima generazione, laptop, dotati di sonde ginecologiche per potenziare queste attività in alcuni ambulatori e garantire una presenza sempre più capillare sul territorio della Lunigiana. C'era pubblicità, ma poi torniamo per altre interessanti notizie. A tra poco. Ci sono momenti nella vita di una persona che cambiano la storia. A volte sono frazioni di secondo in cui tutto può accadere. In quei momenti è importante avere la squadra giusta, come i medici e il personale di Fondazione Monasterio, che ogni giorno curano il cuore dei neonati, adulti e bambini, compiendo gesti che cambiano la vita dei loro pazienti. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Monasterio, la mia squadra del cuore. Macchina.
bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti. Con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Recandoci all'isola per conferire il multimateriale, possiamo tranquillamente inserire i rifiuti sfusi, riducendo così il rischio che sacchi troppo voluminosi producano l'effetto tappo sulla bocchetta della torretta. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Quando conferiamo il multimateriale nei sacchi, ricordiamoci di ridurne il volume. Infatti, sacchi troppo voluminosi potrebbero ostruire la bocchetta di immissione presente nella torretta. Conteniamo il volume. Non hai la tessera? Richiedila. Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in Via dei Limoni. ASMIU, l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. Voglia di primavera? Voglia di MB Garden. Dal seme all'ulivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto. Con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa, con sempre nuovi arrivi. Seguici su Facebook. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto! Con le attrezzature noleggiate da Italnolo ha trasformato la nostra casa in una reggia! Italnolo! Tutto il bello del fare. Lungo la Toscana e il suo arcipelago, un progetto che gode del patrocinio della Regione Toscana del famoso giornalista Massimo Canino. 500 miglia da percorrere in barcavela alla scoperta di 18 porti della regione e a caccia di storie da raccontare. Questa è anche l'occasione per promuovere il suo libro Fronte Mare. Vediamo però i dettagli in questa intervista proprio realizzata a Massimo Canino. Toscana e il suo arcipelago, un bellissimo progetto che la vede protagonista. Come nasce questa idea? È nata sia per promuovere la mia regione, sia per promuovere i porti che si affacciano lungo la Toscana e l'arcipelago, e anche per cristallizzare le storie di persone, dico io, straordinariamente normali che ho trovato, un po' le ho già trovate, un po' le sto cercando e spero di trovarle durante il viaggio, per cristallizzare la storia di queste persone che hanno qualcosa da dire in termini di moralità, di generosità, di altruismo, e che sono cose che interrogano le coscienze e che secondo me sono da tramandare alle nuove generazioni. E da dove siete partiti e qual è un po' il vostro percorso? Il percorso è abbastanza lungo, sono, anche se non sembra, ma sono 500 miglia che dovremo percorrere in mare. Siamo partiti il 6 di giugno da Marina di Grosseto, dal porto della Maremma. Ci siamo fermati a Cecina, dove ho trovato una bellissima storia che inserirò nel libro, una bella storia d'amore, e siamo arrivati qui a Marina di Carrara, dove abbiamo trovato l'ospitalità di questo circolo nautico e peraltro mi fa piacere dire che festeggia 70 anni di attività e quindi dobbiamo ringraziarli, ci hanno ospitato proprio per dar modo di conoscere anche questo fazzoletto di Toscana che è al confine con la Liguria. Cara, c'è una storia che ha trovato qua a Marina di Carrara? Guarda, qui ne ho trovate due a dire il vero. Uno, la storia di Franco Barattini, che credo sia il proprietario delle cave di Michelangelo. Una persona straordinaria. L'ho voluta raccontare perché lui ha cominciato a fare il cavatore a 12 anni.
e l'ha fatto per bisogno. Mi ha detto che il primo paio di scarpe per andare su nelle cave gliel'ha comprato il titolare di allora e poi gli ha restituito lui i soldi pian piano con il lavoro. È arrivato a essere uno degli uomini, credo, più importanti del marmo nelle vostre zone, quindi mi sembrava giusto raccontare. E poi nel libro troverete la storia, e questa riguarda l'ospedale pediatrico Capuano Lopa, famoso di Massa, è un posto straordinario gestito da medici straordinari. Io nel 97, lavorando a Mediaset, seguì un intervento di cardiochirurgia pediatrica di una bambina proveniente dall'Iran che era cardiopatica, aveva delle malformazioni che erano incompatibili con la vita, e il professore all'epoca era Vittorio Vanini, mi fece partecipare a questa operazione per fare sia le immagini e poi raccontare la storia di questa bambina. Ebbene, a distanza di anni, io poi ho raccontato quella storia, ho cercato questa Rona anche per sapere se stava ancora bene, eccetera. Non ho trovato direttamente lei, ma una famiglia di Roma che ha contatti, perché in Iran non è facile, e ho avuto la notizia che questa bambina, alla quale era stata salvata la vita, è diventata un medico perché a sua volta vuole aiutare bambini sfortunati del suo paese, come qui in Italia abbiamo aiutato lei. E questa era una storia talmente bella che l'ho voluta inserire nel libro, che si intitola Fronte Mare, uscirà a novembre, edito da Minerva, e quindi è anche la promozione del libro che facciamo durante questo giro, perché parte dei proventi li destinerò all'ospedale Meyer di Firenze. Questo progetto gode anche di un patrocinio importante, che è quello della Regione Toscana, gli ha dato il suo appoggio proprio Gianni in persona. Sì, addirittura il presidente Eugenio Gianni mi ha onorato di firmare la prefazione del libro e mi ha dato il patrocinio, perché io andai subito a parlare con lui quando mi venne l'idea di fare lungo la Toscana. Ovviamente andai a sentire la massima autorità, cioè il presidente. Il presidente che io conosco sin da quando lui era assessore allo sport al Comune di Firenze. E gli disse: ci diamo del tu, dico: Eugenio, vorrei fare questo. Mi disse, sempre di fretta lui: mi fido di te, ti do il patrocinio. E questo mi ha onorato, perché il patrocinio di solito lo danno a degli enti, a delle associazioni, a delle fondazioni benemerite. Mai si dà, o quantomeno c'è pochi esempi in cui è stato dato alla persona fisica, e il presidente me l'ha dato, quindi è una dimostrazione di stima che mi onora. Un patrocinio importante, anche una presentazione importante di questo libro. Andremo a presentare al Senato fine novembre il libro, e poi un'altra cosa che mi ha onorato è qui, proprio oggi mi ha detto il dottor Sommariva, Mario Sommariva, che è il presidente qui dell'autorità portuale, che il primo di dicembre verremo qui nell'auditorium di Carrara a presentare anche questa. È un onore e un piacere ovviamente venire qui. Mi raccomando, ricordate Fronte Mare, edito da Minerva. Se qualcuno vuol continuare a seguirci, noi abbiamo una presenza social su Instagram, che è @ lungo la Toscana, e quindi vedrete tutte le tappe da ora fino a settembre, dove siamo, cosa facciamo, eccetera. Se vi fa piacere, noi siamo onorati che ci seguiate. Parte questa sera la trasmissione Ladies and Gentlemen, condotta dall'artista carrarese Alberto Lagomarsini, una nuova scommessa per il cantautore apuano che intervisterà moltissimi ospiti importanti. Appuntamento tutti i mercoledì, a partire proprio da questa sera, dalle 21:20, sulla nostra emittente. La trasmissione sarà inoltre trasmessa in replica il sabato alle 17, la domenica alle 19 e il lunedì alle 11. Sabato 23 maggio 2008 si svolgeva il primo appuntamento del mercato biologico e tipico di Carrara, promosso dal Comune in collaborazione con i produttori, il GAS, che è il gruppo di acquisto solidale di Carrara, e l'associazione Griso Perla. Per festeggiare i 15 anni di questa iniziativa, che nel tempo è stata migliorata per andare incontro alle esigenze del pubblico e dei produttori, sabato 17 giugno dalle 9 in Piazza delle Erbe è in programma un'edizione speciale,
Oltre ai banchi con i prodotti tipici locali, la filiera corta e le produzioni derivanti da agricoltura biologica, sarà presente anche un punto informativo del GAS di Carrara e dell'associazione Crisoperla. Un'occasione per far conoscere queste due realtà e per avere informazioni sul cibo di qualità biologico e a chilometro zero. Una giornata trascorsa sul mare per i piccoli della scuola d'infanzia Giorgini, ospitati da Michela Ugazzi e Maurizio Lari del Bagno a Cali di Forte dei Marmi. L'occasione è stata quella di visitare e interagire con il piccolo ecosistema naturale che si trova sulla spiaggia dello stabilimento balneare. La storia di questa duna nasce nel 2013 grazie all'interessamento della professoressa Lucia Amadei dell'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa e alla sensibilità dei titolari della Cali di voler preservare e proteggere questi ecosistemi unici. I bambini insieme agli insegnanti hanno piantato nella duna dei semi di giglio di mare, una pianta autoctona presente fin dall'antichità. Un momento seguito con grande attenzione anche dal comandante dell'ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi, Massimo Picchioli, e dall'assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni. Domani giovedì 15 giugno alle 19 allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi si giocherà la partita In Campo col Cuore, un triangolare di beneficenza organizzato da Sports Performance Lab and Sport Manager Group con la partecipazione di sponsor e il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi. A confrontarsi sul campo vi sarà una selezione femminile, una di giornalisti e l'elite delle ex glorie della Fiorentina, ma anche altri. All'evento parteciperanno non solo ex giocatori di Serie A come Amoroso, Boria Valero, Pierini e Pazzini, ma anche dei giornalisti di Brivido Sportivo. Il contributo raccolto con i biglietti che sono ad offerta saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Tommasino Bacciotti per la cura dei tumori cerebrali infantili e alla Fondazione Monasterio per i bambini cardiopatici dell'Ospedale del Cuore di Massa. Il forum delle associazioni familiari annuncia la sestina della seconda edizione del premio letterario Pontremoli, città del libro e della famiglia, nato su iniziativa del forum delle associazioni familiari e del comune di Pontremoli, in collaborazione con la fondazione Città del Libro. La premiazione avverrà il prossimo 1 luglio a Pontremoli, in Piazza della Repubblica, alle ore 21. Alla presenza di Adriano Bordignon, presidente Forum Associazioni Familiari, Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, Ignazio Landi, presidente della Fondazione Città del Libro, madrina della serata l'attrice Beatrice Fazi. E dall'Associazione Culturale Leonardo una serata dedicata alla danza orientale con Laura Olivieri, una famosa danzatrice e insegnante di danze medio orientali e le sue allieve. Danza Arche, donne in danza, è un viaggio che si ispira a diverse tradizioni, egiziana, ottomana, persiana e gitana. Da Leonardo Angolo Artistico Culturale, l'appuntamento con Danza Arche, donne in danza, con la partecipazione di Silvia Bellone al violoncello, è per sabato 17 giugno alle 21. L'ingresso è libero, ma per posti limitati si chiede la prenotazione a Leonardo AAC2022@gmail.com oppure telefonando al 327 050 9533. E c'è un appuntamento venerdì 16 giugno alle 21 presso il parco didattico del WWF in via Donizetti, località Ronchi a Marina di Massa, con una serata dedicata alla natura dal titolo Il lupo, lo sconosciuto della porta accanto, il monitoraggio in Apuane. Il progetto Life Wild Wolf, in presenza del lupo nella zona anche nelle aree antropizzate da monitoraggio del parco delle Apuane, il progetto Life Wild Wolf. L'incontro è finalizzato alla gestione dei casi di lupi che si avvicinano alle aree urbane per limitare la possibilità di contatto con l'uomo. I relatori saranno Paola Fazzi e Marco Lucchesi, consulenti del Parco delle Apuane, dell'Istituto di Ecologia Applicata e soci fondatori di Selvatica. Diamo uno sguardo insieme alle previsioni del tempo per domani.
Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 15 giugno. Tempo poco nuvoloso, temperature in calo, venti moderati e mare poco mosso. Venerdì 16. Cielo sereno, temperature in aumento, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Andamento nei giorni successivi. Tempo stabile e soleggiato, temperature in rialzo, venti deboli o moderati e mare quasi calmo. Per aggiornamenti, meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Per questa sera è tutto. Grazie per la vostra attenzione. L'appuntamento è per domani con altre informazioni qui su Antenna 3. Buona serata.